Voltiamo pagina. Energicamente, a scuola di energie rinnovabili, giunge al suo sesto anno di vita e così anche l'energia del teatro, il pacchetto di laboratori teatrali offerti da Estra, rivolti a 6 scuole del territorio senese che approfondiscono in modo divertente e coinvolgente le tematiche affrontate durante i percorsi didattici. Un progetto voluto da Estra che Straliput Teatro segue dal suo esordio. Interviste. È stata veramente una bellissima esperienza stasera perché i ragazzi ci hanno dato una lezione, e una lezione importante, che viene proprio dai bambini verso il nostro mondo, cioè gli adulti, e dovremmo imparare davvero a rispettare il nostro pianeta. Hanno fatto un percorso nel tempo, dimostrandoci come dopo milioni di anni il nostro pianeta praticamente era rimasto pressoché intatto. In poche centinaia di anni gli uomini sono stati capaci, dalla rivoluzione industriale oggi potremmo dire, di mettere in crisi profondamente il nostro sistema, ma ci hanno dato una grande speranza. La speranza, hanno dato un messaggio d'amore, ma la speranza sono loro che attraverso anche momenti come questo, nei quali possono imparare anche divertendosi, perché il teatro comunque è una fonte di energia ma anche proprio di espressività importante, hanno potuto imparare tante cose e potranno sicuramente farne tesoro nella vita. Come Estra siamo orgogliosi di poter contribuire alla crescita dei nostri ragazzi, a far sì che appunto questo tipo di educazione possa essere alimentata. Quindi grazie a tutti davvero, grazie a Straliput Teatro, ad Anna e Alice che sono due portenti, grazie a Bandao che ha un'energia pazzesca e che ha contribuito stasera davvero a fare una grande festa. Parlaci un attimino, che cosa sta per accadere stasera? Sta per accadere, io non so se avete modo di sentire la confusione bella che c'è intorno a me, sta per partire l'incursione urbana al termine del progetto Energicamente, l'energia del teatro, i laboratori promossi da Estra insieme all'Legambiente e appunto curati da Straliput Teatro per quanto riguarda questo 2017, la sesta edizione se non ricordo male, e stiamo per partire con l'incursione. Abbiamo qui circa un centinaio di ragazzi delle scuole di Siena e provincia che hanno partecipato al progetto. Abbiamo la compagnia, la street band Bandao che ci accompagnerà lungo tutto il percorso. C'è una fibrillazione, energia proprio nel senso più puro del termine, e infatti i ragazzi stanno fremendo per iniziare. Io gli auguro una grandissima in bocca al lupo a tutti, anche a me. Grazie davvero a Estra perché ogni anno ci dà questa opportunità ai ragazzi, alle scuole. E io direi che è proprio il momento di cominciare, quindi buon divertimento e viva l'energia!